Maestro Zen, Nan Yang Wichung, secolo VIII, buddista cinese, maestro Zen, vive quasi 100 anni, rimane muto fino all'età di 16 anni ed inizia a parlare dopo l'incontro con un monaco di passaggio, il maestro Zen Wei Neng, sesto patriarca del buddismo cinese. Wei Neng riconosce l'ampiezza spirituale di Nan Yang Wichung e lo accetta come discepolo. Dopo una lunghissima formazione, Nan Yang Wichung si ritira per 40 anni sulla montagna Paiya e solo nel 750, a 85 anni, accetta di diventare maestro personale dell'imperatore Suzong. Commento. La fede è una forza sovrumana che non ubbidisce alla ragione perché appartiene alla coscienza. Come tale, è identica in ogni paese e in ogni individuo evoluto di quel paese, a prescindere dalle religioni.